Non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra di Cucciolosamente Piper. Extra perché, ragazzi? Perché, come abbiamo visto nell'episodio precedente, ci stiamo occupando. Ora c'è la prima stagionale televisiva, però ci stiamo occupando di questa sfida, ragazzi, la sfida della positività. Per cui dobbiamo compiere 11 buone azioni e noi siamo a 0 su 11, stringere una nuova amicizia. Ora, qui ho trovato questo pacchetto e dice riscuoti il premio. Penso si riferisca alla sfida. Ho aspettato voi per aprirlo, tesoro. Uno è successo, ma che vuol dire? Vabbè. Ha ricevuto questo premio, va bene tesoro, mi fa tanto piacere per te, non so cosa cacchio sia, però che cos'è questo? È successo? Ah, il poster, ragazzi, ovvio, ovvio. E poi riscuoti anche l'altro premio. Un focunicorno al riposo? Vabbè, ragazzi, insomma, un altro poster, deduco sia, ma come un altro? Riscuoti il premio? Basta! Un buon orso a cattivo gioco. Dio. E basta, ok? Ok, perfetto. Abbiamo, ragazzi, ottenuto i primi 3 poster. E direi a questo punto di metterli nella stanza di Piper per capire un attimino, ragazzi, no? Anche come sono fatti, perché non li ho mai visti prima. Sto facendo la sfida direttamente con voi. Quindi, oh, che carino! È troppo carino, ragazzi. Quindi, uno. Vediamo dove possiamo metterlo. Due. Magari nella tua stanza, tesoro, ecco, tipo da questa parte, potremmo metterne un altro. Sono proprio poi, ragazzi, guardate, neanche a farlo apposta, sono poster che vanno, cioè sono perfetti per Piper, perché, vedete? Ci sono, in ogni poster c'è un animale, quindi voglio dire, a lei va più che bene. Allora, dunque, ho pensato bene, ragazzi, sia per una questione di sfida che per, in quanto appunto c'è, ragazzi, questa prima stagionale televisiva, di invitare le ragazze. Abbiamo visto, insomma, Iris è entrata qua col Plumbob girato, quindi direi a questo punto di venire qui, tesoro, e cercare quantomeno di... Vediamo un po'. Vediamo se possiamo, buffo... Oh, raccontare una storia buffa, perché l'abbiamo vista un po' nervosetta, ragazzi. C'è un tempo terribile, al solito. E quindi, ciao, grazie per essere venuta qui, ma, insomma, mi sei sembrata un po' tesa. Tutto bene? Neanche ti avessero ammanettato per convincerti a venire qua. Eh? Pensa a me, allora, al fatto che comunque, sai, non voglio impegnarmi. Quando ne lo scopriranno, non penso la prenderanno molto bene. Comunque, pensiamo a cose allegre e positive, ok? C'è la prima stagionale televisiva, potremmo pensare a questo, va bene, la prima buona azione è stata fatta. Senti, caro, fai una bella cosa. Perché tipo non vai qui e prepari una bevanda? No, per no. In generale, prepara una bevanda. Tipo, fai un qualcosa, ecco, immaginiamo, anzi, immaginiamo che prepari le bevande per le ragazze. Quindi, mentre la nostra sta qui preparando, no, un po' di stuzzichini, ecco, ragazzi, lui potrebbe un po' preparare, ecco, del succo con ghiaccio. Io ce lo vedo. Quindi, succo con ghiaccio, almeno ti, no? Fai qualcosa di utile, caro. Preparane almeno, che ne so, 5, ecco, così stiamo tranquilli. Oh, e le ragazze, se vogliono, possono anche servirsi qua, ma almeno non stai in mezzo al pero. Dunque, io volevo convocare qui tutto il club, quindi per favore, ragazze, dove siete? Non è che io voglia, come dire, al piano di sopra sicuramente qualcuna... beh, ragazzi, cioè, ovvio... che cosa cappero fate nelle stanze che... Oh, vabbè, c'è chi fa le pulizie, ragazzi, apprezziamolo, apprezziamolo. No, io volevo farvi accomodare qua, quindi per favore potreste... Tipo... no, vai qui, no. Tesoro... Oh, vai qui insieme. Quindi basta chiacchierare solo con Iris, bisogna coinvolgere tutte le ragazze. Potreste scendere qui... Oh, perfetto, c'è anche Maristella.
Quindi tesoro, dovresti con Maristella, no, chiedere di convivere mi sembra un po' esagerato, noi dobbiamo lavorare su quelli che sono gli obiettivi per la sfida. In amichevole non c'è niente, quindi penso che mi diventerai parecchio giocosa perché qua è buffo, tutte azioni buffe. Vediamo un po', ragazzi, c'è il caos per questo cappero di tempo orribile, ma veramente qua, ragazzi, è sempre un tempo orribile. E lei però sì, dai, racconta una storia buffa a tutte. In questo modo potremmo, come dire, no? Ecco, raccontare storie buffe. Sai che c'hai l'ombrello? Vabbè. Comunque, guarda, secondo me l'idea di far entrare nel nostro club anche Tania non è una lamata. Ora soltanto perché sappiamo, insomma, che ha avuto a che fare con più di qualche mutandone, non è una cosa che deve, come dire, interessarci. Non mica siamo dei dinosauri, no? Inoltre, guarda, mi sentirei peggio di una lattina schiacciata se non decidessimo di farla entrare nel nostro club, capisci? Va bene, ok, tesoro. Ok, lei va bene, ma come parli? Che romanzi hai letto? Comunque, secondo me invece si scatenerebbe una guerra, io te lo dico. Ma dai, ma non essere un dinosauro. Devi essere positiva, eh? Certo, tesoro, be positive. Allora, lascia stare. E che c'è qua? Entusiasmo per i cani? Vabbè, no, non è proprio il caso. Noi dobbiamo lavorare su quelle che sono con le ragazze. Caro, non te le devi bere, eh? Ma te li stai bevendo te? No, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Margaret, tesoro, tu hai preparato qua. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Allora, Piper, tesoro, mettiti qui. Oh, allora devo raccontarti una storia buffissima. Qual è la storia buffissima? Presa una sincope, tesoro. Dovreste sentirla a gran voce. Allora, secondo me qualcuno verrà arrestato. Cioè la sottoscritta, capite? Quando capiranno i miei genitori che non voglio avere un legame sentimentale. Questo sì che è divertente, meno male, voglio dire. Ok, 4 su 11. Ma dai, non fare sempre il disco rotto. Secondo me non sarà così. Speriamo bene, tesoro. Allora, dunque, vediamo un po'. Potremmo mettere, ecco qui, perché se le ragazze vogliono, come dire, servirsi durante, no, la prima, oh, guarda, la prima di Il color pesca e il nuovo arancione, mi sembra il minimo, ragazzi, che voglio dire, che non lo guardate, anche voi a casa dovete guardarlo, quello si beve le cose, vabbè, non ho parole, tu tesoro cosa vuoi fare? Ecco, tuo marito proprio lascia stare. Sì. Lei sta salutando tutti, ragazzi. Il mondo sta salutando. Quindi direi che tu invece a questo punto, sai cosa potresti fare? Potresti, ecco, loro sono tornati a casa da scuola. Potresti andare qui, cara, visto che hanno anche pulito, e farti un bel bagno di fango. Così ti rilassi. Lui potrebbe mangiare qualcosa, perché secondo me anche lui vuole guardare, ragazzi, la prima televisiva, non fateci caso, ma io non so perché dentro questa casa mi perdo un po' sempre. Allora, dunque, vieni qua, prendi una porzione e poi ti guardi sta prima. Tesoro, tu? No, tu potresti andare in bagno. Sistemati prima di ogni cosa e poi vieni anche tu a guardare. Perché Piper pensava di poter organizzare soltanto una cosa, insomma, con le sue amiche, ma figuriamoci, quando ci sono i fratelli di mezzo, ragazzi, si sa che non è così. Quindi forza, venite qui. Tesoro, sai che puoi sederti, vero? Anzi, fai una cosa, fai siediti insieme, così magari anche loro decidono di sedersi. Tesoro, brava, siediti qui. Oh, perfetto, scoppierà una guerra secondo me quando arriveranno qui anche i miei fratelli. Lo so, tesoro, che devi fare? Racconta una storia buffa. Tu dovrai raccontare una storia buffa a tutte loro, sperando non ti venga un coccolone. E la cosa un po' triste, ragazzi, è che ci sono solo queste due opzioni, obiettivamente. È un po' un peccato da questo punto di vista, perché poi, perlomeno qui, forse ragazzi, perché ci sono queste due della prima stagionale, non mi dà l'opzione relativa appunto, anzi queste tre perché c'è anche questa, l'opzione relativa appunto alla sfida. Quindi no, bisogna per forza buttarsi sul giocoso e speriamo che... Ah, giusto per sbirciare, ok, speriamo non ne risentirà ragazzi perché Piper tanto giocosa non ce la vedo io, vi dico la verità, però riuscite a stare sedute ragazze, proprio no? Non ce la fanno ragazzi, non ce la fanno.
Però in compenso chiacchierano, si abbracciano. Questa storia che sto per raccontare, guarda, oh mio Dio, sto mucchio di chiacchierone. Lo so, tesoro, che devi fare? Perché devo passare il mio tempo con loro? Lo so, caro mio, abbi pazienza. Anche tua sorella verrà qui e magari... Patata, ma ti sei andata a lavare? Ma perché, ragazzi, non ascoltate mai quello che uno vi dice? Vai, tesoro, vai, vai a farti anche una doccia, vai. Poi vieni qui e ti metti anche tu a guardare la televisione. Che male non ti fa, ti riprendi un pochettino. Oh, mamma santa, ragazzi. Oh, e lei sta qui, che immaginiamo sta un po' spettegolando con le sue amiche. Dicevo che non dobbiamo, ragazze, essere dei dinosauri, ma dobbiamo accettarla nel gruppo. Dopotutto mica è mai stata arrestata, no? Non saremmo dei dinosauri se non l'accettassimo, eh? Parlava appunto di mutandoni, non è affar nostro quanti ne ha visti, avete capito? Io sono d'accordo, un applauso. Ma sì, mica bisogna fare una guerra per queste cose, sono tutte sciocchezze. Inoltre con gli smartphone dovreste perdere il vostro tempo a spiare gli altri, avete capito bene? Certo, mi sembra giusto. Ma sì, insomma, poi l'importante è che non sta con uno sposato, no? Mica una rovina famiglie, distrugge i matrimoni, giusto? Tesoro, vabbè, lasciamo stare, insomma, tu sei molto giocosa, quindi direi che è il caso di darsi una calmata. Ok, tesoro, basta così, vai a darti una calmata, direi che è proprio il caso. E mentre la nostra ragazza si dà una calmata, invece questo sta ancora impalato qui. No, caro, non stare impalato lì. Allora, dunque, vediamo se c'è uno specchio qua, ragazzi, a portata. Ma in questa stanza non mi sembra. Qui nemmeno, e quindi, tesoro, temo dovrai aspettare che tua sorella abbia finito in bagno oppure salire al piano di sopra, che forse è anche meglio. Oh, ti sei rilassata un po', tesoro? Bene, mi fa tanto piacere per te. Quindi cerca di calmarti, mentre invece tu potresti, come dire, no, pulire... E poi fare il bucato e aggiungere alla lavatrice. Direi che è il caso. Tu qui ti sei pentito di stare in mezzo alle donne e sentire questi discorsi, di la verità. Va bene, tu caro, hai preparato queste bevande. Bravissimo. Quindi direi che a questo punto anche tu potresti andartene in bagno. Quindi vieni qui, usa e fatti una doccia. Vai per tesoro, ti stai andando a calmare un momento? Perché abbiamo bisogno di te. Oddio, quante sciocchezze sto sparando. Beh, in effetti parecchie, tesoro. Quindi, visto che è la prima stagionale, tu vuoi anche vederla. Perciò, forza, impegnati, caro. Per Piper ha avuto successo, ragazzi. Ora, vediamo un po'. Per i suoi fratelli, vai. Lei la sta guardando, quindi ti consiglio di sbrigarti. Oh, datti una calmata, tesoro, su. Sì, tesoro, abbiamo capito. Ti stai spaccando da ridere, bene, mi fa tanto piacere. Dunque, lei sta preparando qua. Dovresti anche andare a prendere questi. Aggiungere alla lavatrice questi panni qua. Oh, tutto in bagno a prendere. Che mi fa piacere, ragazze, veramente. E visto che state qui... Magari potresti parlare con lei. Cogli la palla al balzo, diciamo. E buffo. Racconta una storia buffa. Su. Vai per tesoro, vuoi restare chiusa in bagno? No, non è la soluzione migliore, vai. Insomma, potrà sembrare una buffonata quello che dicevo, ma in realtà è una cosa seria. Non è il nostro interesse di quanti mutandoni abbia visto Tania o meno. Non siamo mica dei dinosauri, giusto? Tu la pensi come me? Vabbè, abbiamo capito, sei fissata con questi mutandoni, ragazzi. Se quando si fissano, si fissano. Nel frattempo, tesoro, tu lava il bucato. E poi vai in bagno, perché direi che è proprio il caso. Ecco, fatti una doccia, perché, anzi, fai un bel bagno con la schiuma, così ti rilassi. Oh, voi siete qui, ma io non volevo, insomma, isolarvi. Dai, mancano solo due azioni, quindi direi che a questo punto, tesoro, non entrare perché, come dire, il bagno potrebbe essere occupato a breve. Quindi buffo, racconta una storia buffa anche a lei, dai. Il bagno era occupato, oh mio Dio, no, vabbè, ma dai.
Ma perché prendete entrate così nei bagni? Ma pure tu, tesoro! Vabbè, io non lo so. Ma volete uscire da sto bagno? Questa sta così ancora, Siamo pronti. bloccata. Basta con questi mutandoni, ragazzi, non ce la posso fare, vi giuro. Ma perché queste non escono dal bagno? Poi per tesoro non puoi andare a colloquiare con le tue amiche altrove? Eh? Non facciamo più questi discorsi da lama. Date retta a me, vedrete che io ho ragione. Va bene, tesoro, ci fa molto piacere che tu abbia ragione, però ora puoi venire qui. Per cortesia, ragazzi, mamma mia, che disastro. E come dire, fatemi vedere un secondo, perché lui non ha. Oh, per lui è andata bene. La facciamo fare soltanto ai pargoli? Ma no, dai, anche tu, vieni qua, caro, e guarda, poi verrà anche tua moglie, perché sì, dai, sta messa meglio di prima. Guarderà anche lei, anzi, stavo pensando, cara, che tu potresti. Tu e tuo marito potreste guardarla qui, in effetti. Quindi lascia stare, perché così Piper porterà tutto il gruppetto di nuovo al piano di sotto, che è proprio il caso. Vai qui insieme. Caro, tu devi andare in bagno, vero? Sì. Vai, fatti anche una doccia, così ti passa. Sì, ragazzi, un po'. Ecco. Prendi una porzione, tesoro. Vai per tesoro, stai arrivando qui. Ecco, dunque, buffo. E racconta una storia buffa. Oh, è andata tutto bene, tesoro? Bene, rallegrala. Oh, possiamo anche rallegrare e non rischiare, ragazzi, di farci prendere soltanto colpi. Inoltre, non è mai stata con persone anziane che avevano problemi di prostata e quindi di bagno? Se non ha mai avuto, cioè, mai commesso qualche reato per cui è finita in manette, perché dovremmo essere così dinosauri da giudicarla, eh? Non credi anche tu, Iris? Sì, va bene, tesoro, la pensano tutte come te. Allora, dunque, dobbiamo stringere una nuova amicizia, ragazzi. Forza, su. Cerchiamo qualcuno con cui stringere una nuova amicizia. Ma io vorrei a questo punto che Piper invitasse qui qualcuno che già un minimo conosce, ragazzi, con cui magari deve approfondire l'amicizia. Allora, con Zoe neanche ragazzi a provarci, magari con qualcuno che fa parte comunque, ecco, no, del nostro gameplay. Il nostro Bernie è proprio uno da invitare qui. Basta, Piper tesoro, concentrati. Sono molto ispirata e quindi inviterò il caro Bernie, questa sì che è una bella azione. Ha molto da insegnarci lei, no? Mio Dio, mio nonno deve venire anche qua. Ma sì, sapete quanti trucchi di magia conosce? No, tesoro, guarda che non è che fa spettacoli in quel senso, Bernie. Vabbè, ragazzi, non, no comment proprio, no comment. Voi state guardando qua, ok. Tu, caro, cosa stai facendo? Fossi in te, mi prenderei un'altra porzione. Oh, tesoro, tu sei in grazia divina, quindi per favore fai i compiti e potresti sederti proprio qui a fare i compiti. Guarda, dov'è? Qui. Qui, mettiti seduta qui, anche tuo fratello una volta che avrà poi mangiato potrà venire a fare i compiti sempre se li troviamo, ragazzi, perché questo c'è un inventario, fai i compiti, è troppo teso, va bene, niente, non è vero. Niente compiti per te, caro, non ancora. Bernie, stai arrivando? Arriverà, ragazzi, Bernie? Meno che non sia arrivato già e io non l'ho visto. Eccolo qua, Bernie! Bernie, carissimo Bernie, invita ad entrare, vai Piper tesoro. Io non capisco perché non ho preso l'auto e me la sono fatta a piedi. Perché non ci sono le auto, tesoro. Uscire con questo tempaccio, ma chi me l'ha fatto fare? Cosa vorranno da me? Bisogna stringere amicizia, Bernie. Ah, caro Bernie, sono veramente felice che ci hai raggiunto. Bene, ok. Dovremmo parlare con te di una cosa importante, che è. Vai a casa, ma quale vai a casa? Bernie, ascolta, tesoro mio. Tu devi essere aggiunto al gruppo. Perché qua bisogna avere, insomma, no? La tua saggezza. Ci serve la tua saggezza. Oh, giusto. Allora, facciamo così. Terminiamo il raduno, ragazzi, e Piper creerà un gruppo. All'interno del quale metterà Phoebe, Iris, Bernie, Elena e Maristella. Verranno qui, perché caro, tu sai che puoi anche andare a mangiare altrove, vero? Non è che non ti vogliamo, però non ti vogliamo, cioè fondamentalmente è questo il discorso. Quindi siediti qui e la nostra potrà venire qua
e fare siediti insieme. Perché bisogna parlare di qualcosa con Bernie, cioè le ragazze, alcune non vogliono proprio ascoltare la nostra Piper circa l'inserire Tanya o meno nel gruppo. Quindi Bernie dovrà essere colui che canta di questa festività. Piper vuole sfruttare, ecco, la saggezza di Bernie, ricorrere più che altro alla saggezza di Bernie, ragazzi, per chiedere consiglio, immaginiamo, se accettare o meno Tanya nel gruppo. Quindi, ma perché? Perché però ragazzi vanno a coinvolgere Bernie, poveraccio che stava a casa sua? Bene, iniziamo con una canzoncina. Allora, caro Bernie, io ho letto nei migliori romanzi che bisogna sempre tendere una mano. Giusto? E noi non sappiamo magari se ha anche problemi economici questa ragazza. Quindi non pensi dovremmo essere amichevoli? Secondo me dovreste discuterne davanti a un buon cappuccino. Inoltre, i romanzi possono essere d'aiuto, ma anche deviare un po' l'attenzione, perché magari tutto può essere un po' artefatto in un romanzo. Questa è musica per le mie orecchie. Io ho detto alle altre che se non ha mai commesso un reato per cui è finita in manette, non dovremmo giudicare, giusto? E lui, beh, sì, lo spirito è questo. Sì, lo spirito è questo anche secondo me. Ma certo, lo spirito è questo. Sì, vabbè, Bernie, ok. Poi parla del temporale, tesoro. Dopotutto, cosa vuoi che sia? Mica scoppierà una bomba se entra nel nostro gruppo, giusto? Eh? Sì, con la pioggia che con il sole dovremmo dare a questa ragazza una possibilità. Che cosa può succedere? Arriverà la polizia, forse? Lei, oh mio Dio, sta parlando con mio nonno. Non credi anche tu, eh? Neanche fosse un pipistrello che si attacca ai capelli, guarda. Piuttosto, hai avuto difficoltà ad arrivare qui con questa pioggia? E lui, beh, non è stata proprio una passeggiata di salute, sta dicendo Bernie. Lo so, caro Bernie. Comunque stai benissimo, caro Bernie, sempre col sorriso sulle labbra e un bellissimo abito. E lui, beh, ti ringrazio. Neanche la pioggia ha rovinato il tuo vestito, veramente, ottimo look. Del resto tu non sei tipo da star lì a perdere tempo a prendere mosche, capisci? E veramente si comportano come se questa ragazza fosse un fantasma. Secondo me bisogna avere una giusta dose di energia positiva. Tesoro, ora solo perché sei sotto l'influenza della sfida della positività. Perché insomma non ti vedo tanto be positive, no? E poi? Ogni amica è un tesoro prezioso, non credi anche tu, Bernie? Eh? Col tuo sorriso così saggio? Eh? Io invece sono contraria, secondo me quella ragazza è come una scatola schiacciata. Parlavamo di energia positiva, diglielo anche tu, Bernie, a Maristella, per favore. Eh sì, Bernie, diglielo anche tu. Lui, io prendo un biscottino. Inoltre potremmo fare un viaggio tutti insieme una volta. Oh, santo cielo, vi rendete conto che ci sono cose molto più importanti? Tipo, con tutta questa pioggia potremmo anche allagarci. E a me allagarmi non mi piace proprio. Lo so, tesoro, in effetti. Comunque, secondo me, ecco, esprimo ammirazione verso Bernie. È una ragazza pulita alla fine. E voi la giudicate molto, molto male. Beh, sì, dovreste, come dire, pensare di salutarla magari una volta ogni tanto quando la incrociate per strada. Giusto! Si scaldano così in fretta, loro invece non vogliono capirlo. Bernie, tu sì che sei da pollice in su e capisci. Oh, pietra miliare completata, ragazzi! Aspirazione completata! Un'autentica dimostrazione di gentilezza. Piper ha completato la sfida della positività. Ora può riscuotere un premio parlando di nuovo con Millie Bobby Brown. Assicura di aver anzitutto recuperato tutti i premi della scatola della gentilezza. Quindi andiamo a, come dire, raccogliere il nostro premio perché Piper, sì, spinta da questa, botta, diciamo, ragazzi, di positività. Ha proprio voluto sfruttare l'occasione per cercare di far capire alle proprie amiche che far entrare comunque nel gruppo Tania in realtà può essere comunque, ragazzi, un'aggiunta molto positiva. Oh, collezione dei poster della positività completata. Congratulazioni, l'unità familiare ha completato la collezione dei poster della positività. Cascate Paradiso. Quindi andiamo a collocare anche quest'ultimo poster, ragazzi. E lo metterei qui a questo punto perché credo proprio di sì. Capite? Quindi Bernie, insomma, è stato prezioso sotto questo punto di vista. Oh, che meraviglia, ragazzi!
E direi che anche la prima stagionale televisiva per tutta l'unità familiare è stata completata, perché vedete, sono tutti molto felici di averla completata, quindi io la toglierei. Patata, tu hai fatto i compiti, vero? Molla, molla subito. Fai attività extracurricolari, anche lui dovrebbe fare i compiti. Fai i compiti. Oh, ha avuto successo, ha avuto successo, ha avuto successo. Bene, mi fa tanto piacere per voi. E quindi la nostra adesso chiederà alle ragazze di prendere tutti insieme una porzione, anche a Bernie. Bernie, mangia qualcosa perché solo gli zuccheri, cara, alla tua età possono essere veramente molto deleteri. E trascorreranno la serata a spettegolare. Ecco, evviva i bug mistici, ragazzi. Quindi, no, metti carne nell'inventario, poverino, perché prendi una porzione insieme, dicevo. Smangiucchiare, insomma, i manicaretti, insomma, le... Ah, ma qua ci stavano. Oh, ci sono anche questi ragazzi, se li volete, eh. Dicevo, a smangiucchiare e a magari a guardare la TV. Perché, per esempio, potreste guardare un film. Anzi, guarda un film con. Ma sì, morti viventi, perché ci sta con Iris, Bernie, Elena, Phoebe e Maristella. Tutti a guardare un film, forza! E direi che a questo punto, con i nostri che si dirigono in salotto a concedersi questo fantastico film, noi possiamo fermarci qua, ragazzi, con questo episodio extra. Volevo appunto mostrarvi la sfida della positività. Ecco, sedetevi per favore e gustatevi il film. Ci tenevo, ragazzi, comunque a completarla, perché off camera, comunque da sola, non ho ancora mai completato questa. Non ho ancora mai giocato con questa sfida, quindi volevo farlo insieme a voi. L'ho trovata molto, ma molto carina. Quindi, caro, vieni qua, mangia patatine con salsa e penso anche tua moglie, insomma, debba mangiare qualcosa. Quindi mi è piaciuta veramente, ma veramente tanto. Spero sia piaciuta anche a voi. I poster li ho trovati molto carini. Ed è stato un modo, secondo me, per addolcire un po' la nostra Piper, perché Piper sì, ama moltissimo gli animali, i suoi cucciolotti, ragazzi, lo sappiamo, però poi fondamentalmente rimane un po' rigidina in alcune cose, ecco. E quindi, no? Vediamo un po'. Oh, qua è completata, ragazzi, perfetto. E rimane, dicevo, un po' rigidina in alcune cose, quindi ci tenevo che fosse proprio lei, ragazzi, a completare questa sfida. Parla dei sogni, ecco, sedetevi, chiacchierate. Propone un piano folle e quindi direi, ragazzi, fatemi sapere se questa sfida vi è piaciuta, se l'avete completata, se i poster vi piacciono, insomma, e se pensate anche voi, magari mi riferisco a chi segue le mie challenge, le mie serie, che Piper fosse proprio la simmina più adatta per intraprendere questa sfida, perché poteva anche farla Cammy, però Cammy è un personaggio sicuramente di base già più, me lo immagino, più positivo, più aperto a relazionarsi con gli altri. E secondo me, invece, anche con la storia di Tania, questa sfida è capitata proprio a fagiolo. Phoebe, tesoro, perché sei così triste? È pensierosa la nostra Phoebe, un po' pensierosa e triste, secondo me. Vabbè, tesoro, non fare così, insomma, abbiamo capito. Quindi, ragazzi, se anche questo episodio extra vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nella descrizione del video, ragazzi, potete, eccoci qua, potete trovare tutte le mie playlist, la programmazione del canale, tutti i vari modi per contattarmi, ma soprattutto link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali ed iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Mi raccomando. E soprattutto campanelline attive, ve lo ricordo, ragazzi, perché così ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video, vi arriverà, se avrete la campanellina attiva, ovviamente, una notifica. Quindi mi raccomando, ragazzi, campanelline attive. Detto questo, ragazzi, io vi auguro ancora un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete benissimo, sul Simmers. E non...